tutti e benvenuti. Oggi ci troviamo nella cucina del secondo chef di famiglia, il pasticcere Giuseppe, che oggi ci farà vedere la ricetta delle ciambe dei cannoli siciliani. Andiamo a vedere gli ingredienti. Allora, mettiamo dentro 50 g di strutto, 50 g di zucchero a velo, un uovo, 400 g di farina, un bicchiere di moscato e un bicchiere di liquore di pistacchio. Andiamo a vedere adesso il procedimento. Allora, la mettiamo la classica farina fontana. Mettiamo circa un cucchiaio di strutto. Facciamo ammorbidire un po'. Mettiamo lo zucchero a velo. Amalgamiamo. Aggiungiamo l'uovo battuto. Amalgamiamo il tutto. Aggiungiamo il bicchiere di moscato. E liquore al pistacchio. Amalgamiamo sempre il tutto. Adesso procediamo a impastare il tutto. Adesso gli ho aggiunto proprio un dito di acqua per ammorbidire il tutto, in modo che anche l'impasto riesca a mischiarlo per benino. Bene, adesso dopo aver fatto tutto il panetto lo mettiamo in frigorifero per 5-10 minuti. Bene, come potete vedere abbiamo dato una forma diversa ai classici cannoli siciliani, li abbiamo dato un po' tipo a cono, a fazzoletto. Nel frattempo il pasticcere Giuseppe li sta friggendo. Guardate già come prende bene la doratura. Ecco, come avete visto, queste qui sono le nostre cialde per i cannoli. Abbiamo dato una forma un po' diversa e un gusto un po' diverso per dare un'innovazione al prodotto. Un grazie al nostro pasticcere Giuseppe e come sempre alla prossima! Visto, questo è il risultato delle nostre cialde dei cannoli. Come sempre vi auguro a... Piantala. Cazzo, è così stato il giorno così, Dai. Adesso vai. Ce la fai? Sì. Sì.
Ciao. Thank you.